Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In settimana l'Aula di Palazzo del Pegaso è tornata a riunirsi, ma c'è stata occasione anche per una riflessione sui diritti delle donne in occasione proprio della giornata internazionale. L'8 marzo sono state premiate otto eccellenze della nostra regione. Otto donne per l'8 marzo, così il Consiglio regionale della Toscana ha scelto di festeggiare la giornata internazionale dei diritti del genere femminile. Otto storie per comprendere come la condizione femminile è cambiata a tutti i livelli. Un otto donne che rappresentano otto eccellenze per vincere gli stereotipi, per dimostrare che le donne possono fare tutto quello che vogliono e che le differenze diventano un valore, che gli stili, il modo di fare le cose, il temperamento può essere una risorsa. Abbiamo deciso insieme all'ufficio di presidenza di dare vita a questa iniziativa per mandare un messaggio, un messaggio forte. La Toscana in questi anni ha fatto, sta facendo, continuerà a fare tutto quello che può per, ma per dire con chiarezza che una bimba che nasce in uno dei borghi più piccoli della nostra regione deve avere gli stessi diritti di una donna che vive nel centro di una grande, di una grande città. La Toscana è grande quando sa parlare al mondo, quando sa essere in prima linea sul piano della lotta per i diritti civili, per i diritti sociali. Dobbiamo tutti insieme ricordare quanto siano importanti le donne tutti i giorni dell'anno non solo l'8 marzo, un impegno forte che la Toscana si assume rispetto alla difesa dei diritti, delle libertà e di tutte quelle battaglie che stanno oggi portando avanti tante ragazze, molto giovani in tutto il mondo rispetto alla loro libertà e tanto c'è ancora da fare anche nel nostro territorio, anche per contrastare tante dinamiche di violenza che molte volte in silenzio vengono sottaciute. Io festeggiando la donna oggi nel 2023 voglio ricordare Due donne, una è Celina Seghi che è nata in un piccolo paese di montagna oltre 100 anni fa, che era nata l'8 eh, di marzo e che quest'anno sarà il primo anno che non festeggia il suo compleanno perché è mancata, aveva eh, insomma, vissuto un secolo intero e però secondo me rappresenta eh, uno dei simboli più belli dell'emancipazione femminile. L'altra donna che mi piace ricordare oggi è Giorgia Meloni, ci sono voluti eh, oltre 70 anni perché l'Italia avesse... Una donna ai vertici dell'architrave istituzionale a fare il Presidente del Consiglio. Sicuramente penso che, indipendentemente dalle appartenenze politiche, il fatto che questo 8 marzo l'Italia sia rappresentata nel mondo da una donna, da Giorgia Meloni, sia per le donne un bel esempio e sicuramente una bella notizia. L'8 marzo è sempre una giornata di celebrazione della donna, ma anche di profonda riflessione. È giusto che il Consiglio regionale conferisca dei riconoscimenti alle donne che ce l'hanno fatta, ma ci sono molte donne che ancora non ce l'hanno fatta, che ogni giorno combattono con disuguaglianze, con diritti negati. Compagni violenti, eh, e quindi è giusto che questa sia una giornata davvero di richiamo delle istituzioni ma della società tutta. Dalla dottoressa Liliana Dell'Osso, prima donna alla guida della Società Italiana di Psichiatria in 150 anni. La ricerca in ambito medico è, è un risultato di un lavoro in equip e quindi è un premio a tutto il mio gruppo di allievi, di studenti che ci seguono. Alla professoressa Francesca. Biagini, che dalla Normale di Pisa è volata all'Università di Monaco dove è prorettrice. Io ho fatto una carriera internazionale, però per me le radici, la famiglia, anche l'essere toscana sono sempre stati fondamentali e spesso. Di fronte alle difficoltà mi sono fatta forza dicendo «Oh ma io sono toscana, a me non me la fa nessuno». Valeria Piccini, chef pluripremiata del ristorante D'Acaino a Montemerano, da un quarto di secolo invita le ragazze a non smettere di lottare in un settore spesso declinato dagli uomini. Sono una donna chef e da 25 anni... Mi porto con me le due stelle Michelin, che questo per me è un grande onore. Dico a tutte le ragazze che gli piace la cucina di buttarsi in questo lavoro che è bellissimo, faticoso ma bellissimo. Anche il mondo del vino spesso deve scontrarsi con gli stereotipi tutti maschili, ma Violante Gardini, Cinelli Colombini e l'imprenditrice che rappresenta un'eccezione sempre più frequente. È un grande piacere e un onore essere qui oggi con donne di talento e coraggiose. Tutte insieme in Toscana. Io mi sento onorata di essere toscana. E di poter fare il lavoro che ho sempre amato. Commovente la testimonianza della dottoressa Sara Montemerani, che ha lasciato il suo ospedale in Toscana per portare aiuto alle terre colpite dal terremoto tra Turchia e Siria. È un onore ricevere questo premio da parte della Regione Toscana, che ha investito tanto nel progetto dell'USARE e che penso e spero eh, continui ad investire perché eh, è un'unità specialistica che mh, ha la sua unicità in tutta Italia. Dedico la, la premiazione a chi mi è stato accanto, a chi mi è stato accanto da casa, a chi mi è stato accanto là, anche perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro di equip, quindi io in realtà sono soltanto una delle 50 persone che erano lì e hanno operato in Turchia. L'imprenditrice Lucia Ghieri ha raccontato la sua esperienza in azienda. Il MGM è un'azienda metalmeccanica e eh, ci sono tante donne in posizione apicali e eh, sono lì non per quote rosa o per favoritismi ma soltanto perché quanto di meglio abbiamo potuto trovare sul mercato. Ci sono anche donne toscane che primeggiano nello sport come la tennista Martina Trevisan. Sono qui in rappresentanza di Martina che è in questo momento Indian Wells. Inizia oggi il torneo un Master 1000 negli Stati Uniti, uno degli appuntamenti più importanti eh, dell'anno. Quindi eh, Martina purtroppo non sarà con noi. Uh, ieri uh, ha mandato, anzi stanotte ha mandato un video che uh, faremo vedere durante la cerimonia. Premio corale poi alle archeologhe che hanno contribuito al ritrovamento di San Casciano dei Bagni, una scoperta archeologica che sta riscrivendo pagine di storia. Riconoscimento speciale anche alle donne iraniane in lotta per la libertà. Aiutare le donne, le bambine e le ragazze a scegliere il loro futuro senza discriminazioni e avendo bene in testa la loro libertà di vita. E appunto i diritti delle donne. All'evento anche il difensore civico Lucia Annibali, volto della lotta contro la violenza sulle donne. Ci porta a riflettere ecco, su dove siamo ma anche su quello che, che possiamo fare. E I racconti delle donne sono effettivamente sempre molto emozionanti, molto affascinanti. Una legge che ha messo d'accordo tutte le forze presenti all'interno dell'Aula legislativa è quella che riconosce il ruolo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e servirà a facilitare ovviamente gli scambi tra i due organi. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato con voto unanime la legge che formalizza l'esistenza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, anche con fonte legislativa regionale, per agevolarne i compiti di elaborazione e definizione degli accordi, delle intese, delle posizioni comuni e delle forme di coordinamento per il migliore esercizio delle funzioni, per la partecipazione in funzione di proposta e consultiva alla formazione delle leggi e delle altre normative statali ed europee nelle materie di interesse regionale. Nel 1981 i presidenti delle regioni avevano dato vita a una conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Questo per favorire la concertazione di politiche comuni e per partecipare anche in modo unitario e maggiormente compatto alla formazione delle leggi nazionali e di quelle europee. Lo scorso 6 dicembre c'è stata un'intesa è uscita dalla conferenza dei presidenti delle regioni che ha avuto lo scopo di istituzionalizzare l'operatività della conferenza. All'interno di questa intesa sono state fissate le modalità di costituzione e anche il regolamento, nonché le finalità di questo organismo e si è altresì previsto che Ogni singola regione con propria legge vada ad approvare e a recepire questa intesa. In armonia quindi con quanto disposto dalla nostra Costituzione, ma anche dallo Statuto della Regione Toscana, ovvero che si favoriscano le intese tra le regioni e che queste intese siano recepite con legge regionale, oggi il Consiglio regionale ha con legge. Approvato l'istituzionalizzazione e quindi la continuazione stabile di questa conferenza dei presidenti delle regioni, prevedendo anche una serie di norme di dettaglio, ma soprattutto recependo il contenuto di quell'intesa. Allora quando l'ultima delle regioni italiane con propria legge regionale approverà questa intesa diventerà quindi un organismo permanente la conferenza dei presidenti di regione che di fatto è già operativa dal 1981 ma che a questo punto diventa un organismo stabile del coordinamento tra le regioni italiane. Si tratta di istituzionalizzare quell'organismo, cioè la conferenza delle regioni che già esisteva in pratica ormai da tempo. Le regioni con le varie riforme nel corso degli anni hanno assunto sempre più potere, sempre più autonomia su sempre più temi e hanno iniziato a confrontarsi tra loro, hanno iniziato a interloquire tra loro, giustamente, hanno iniziato a portare avanti anche battaglie comuni, perché spesso e volentieri una battaglia nasce in una regione ma è sposabilissima da un'altra, anche a differenza a volte di di connotazione politica dei governatori e quindi è un ente che ormai da tempo lavora in in autonomia e in sinergia. Ci è sembrato giusto istituzionalizzarlo, è una richiesta tra l'altro che arriva da tutte le regioni, quindi sia dalle regioni governate dal centro-destra sia da quelle del centro-sinistra e crediamo che quest'atto serva a dare più dignità, più rappresentatività anche nei confronti del governo nazionale a questo organismo che di fatto esiste ed opera nella quotidianità ormai da tempo. Approvato anche un provvedimento che sgancia la Toscana dalla scuola di formazione per la polizia municipale che attualmente ha sede a Modena. Non è mancato però il dibattito. Una diversa normativa sulla formazione della Polizia Locale in Toscana, con l'approvazione a maggioranza e l'astensione di Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e di Toscana domani, della nuova legge che modifica la legge regionale 11-2020, norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Con il testo approvato, la Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, con sede a Modena, perde l'esclusiva, consentendo di avvalersi in modo plurale delle realtà operanti in questo settore delle politiche pubbliche regionali. Ad illustrare l'atto in aula il presidente della commissione affari istituzionali Giacomo Bugliani. Una prima legge che era stata presentata nella prima commissione prevedeva il recesso della Regione Toscana dalla Fondazione Interregionale per la formazione della Polizia Municipale di Modena. Eh, nella prima commissione si sono tenute una serie di audizioni, le quali hanno manifestato il disagio rispetto al venir meno della partecipazione della Regione Toscana a questa fondazione che ha lo scopo di curare la formazione della Polizia Municipale. Per questo motivo è stata presentata una nuova proposta di legge, oggi approvata dal Consiglio Regionale, nel quale si esclude che ci possa essere il recesso da parte della regione toscana rispetto alla fondazione, ma si prevede che la formazione della polizia locale possa avvenire attraverso differenti canali, tra cui anche la fondazione interregionale di Modena. Pertanto, si passa da un regime che è quello attuale di esclusività nella formazione ad opera di questa fondazione ha un regime diverso che prevede il ricorso a differenziati strumenti di formazione, tra cui anche quello della scuola di formazione di Modena. Ogni anno la Giunta prevede quali siano le priorità della formazione, stanzia le relative risorse e i comuni, nella misura in cui si avvalgano della formazione ottenuta e richiesta ottenuta dalla Regione toscana, comparteciperanno agli oneri in misura non superiore al 20%. Su questa proposta di legge Fratelli Italia si è astenuta. Perché si è astenuto? Perché secondo noi mancava il secondo pezzo perché mancava il pezzo in cui dicevamo che non ci servivamo più della scuola di Modena perché ne facevamo una in Toscana. E invece a quello che abbiamo capito dal Presidente Gianni, ancora nonostante la direzione eh, vuole, eh, vuole essere questa, ancora la Toscana non è pronta ad avere una sua scuola. Noi crediamo invece che questa sia la soluzione, cioè non più una scuola interregionale ma una scuola toscana. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'appuntamento con l'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si rinnova alla prossima settimana.